Allora, in questa giornata dedicata alla medicina, la parte dell'odontoiatria affronta uno dei temi della letteratura recente, nazionale, internazionale e mondiale, che è il rapporto tra occlusione, articolazione temporomandibolare e postura. Ne faremo qui una parziale per il tempo che ci è data a disposizione, valutazione per quello che potrebbe essere un approccio globale al sistema e al trattamento di queste patologie. La relazione tra malocclusione, postura corporea e disordine dell'articolazione temporomandibolare è un argomento controverso e molto dibattuto nell'ambito scientifico. La letteratura recente, posso citare autori tipo Guardia Nardini, Manfredini, Castroflorio ed altri, affermano che le indagini posturografiche non hanno trovato costantemente una relazione tra occlusione e postura corporea. Secondo gli autori, questo risultato è dovuto a numerosi meccanismi di compenso che intervengono nel mantenimento e nell'omeostasi da parte del sistema neuromuscolare che la strumentazione non riesce a valutare. Inoltre, la ricerca ha messo in evidenza che i disordini temporomandibolari non sono sempre collegati a specifici problemi occlusali e non hanno nessuna relazione documentabile con la postura del capo e del corpo. Quindi, non c'è un'evidenza tra le caratteristiche occlusali e posturali ed è chiaro che la presenza di un dolore all'articolazione temporomandibolare non è collegato all'esistenza di un'anomalia occluso-posturale dimostrabile. Addirittura l'ultimo documento della Società Italiana di Ortodonzia afferma che in base alla revisione della letteratura in merito alla postura del corpo e all'occlusione, sebbene siano state riscontrate alcune associazioni, non vi sono evidenze scientifiche che supportino una relazione di causa-effetto, per il fatto che difettosa è la metodologia, mancano i gruppi spesso di controllo, c'è una inappropriatezza del progetto di studio e quindi una scarsa riproducibilità dei test diagnostici utilizzati. Questo effettivamente è un problema assai controverso perché, essendo la postura immediatamente adattativa e avendo una variazione da minuto a minuto, direi da secondo a secondo, da posizione a posizione, da ambiente a ambiente, per lo stesso soggetto tra mattina e pomeriggio, tra quando diciamo ha mangiato o non ha mangiato, quindi è immediatamente adattativa, così come vediamo nel cammino e nel passo, la difficoltà di riprodurre certi schemi effettivamente è un problema diciamo reale. Di converso però va il fatto che in una popolazione dove si manifestano delle alterazioni dell'apparato stomatognatico sono evidenti associazioni con patologie di tipo posturale. E così vedete in questa diapositiva il lavoro diciamo di Monson, addirittura nel 1921, il lavoro di Pierre Robin sulla glossoptose, il lavoro di Brody e Thompson, il lavoro dell'Università di Cracovia e praticamente il grosso lavoro della scuola mio funzionalista. Esiste però un controllo trigeminale sulla postura corporea. Come possiamo vedere in queste immagini, l'apparato stomatognatico può essere utilizzato per interagire con l'ambiente, pertanto è utile un controllo stomatognatico sulla postura. E così vedete in questa diapositiva come
come l'adattamento posturale interviene a seguito dei meccanorecettori presenti nella mucosa orale, nell'acute e nei recettori parodontali. Vedete qui un esempio abbastanza divertente, dove un leone che azzanna un facocero ovviamente cambia tutta la sua impostazione posturale, il suo cammino, in base alle informazioni derivanti dal carico che si ha nell'apparato stomatognatico. Intanto, quando si parla di occlusione, bisognerebbe parlare di un'occlusione cosiddetta fisiologica, e per questa si intende un'occlusione in cui i vari tessuti del sistema stomatognatico, tra i vari tessuti del sistema stomatognatico, esiste un equilibrio funzionale omeostatico. Le sollecitazioni cui sono sottoposti i denti vengono normalmente dissipate senza problemi, in quanto lo stress occlusale e masticatorio è controbilanciato dalla capacità di adattamento dei tessuti di sostegno, dei muscoli e dell'articolazione temporomandibolare. Soggetti sani e soddisfatti della propria condizione estetica si riscontra in genere questo tipo di occlusione, che pur non essendo clinicamente rispondente all'ideale stereotipato terapeutico ortodontico, mi riferisco, non deve essere trattata. Questo è un bellissimo lavoro di McNeil. I parametri in cui dobbiamo considerare per valutare la fisiologia dell'occlusione sono ovviamente i rapporti occlusali di prima classe molare e canina, i rapporti di Overjet-Overbite, il freno e labiale in asse, movimenti di apertura e chiusura senza deviazioni con adeguata ampiezza, e poi gli angoli funzionali di Planas. Ora, qui sono presenti le chiavi di Andrews, vedete, e qui diciamo che sono riportati quelli che vi stavo un po' dicendo, i modelli a cui ci si riferisce per un'occlusione dentale. Questi sono dei modelli stereotipati, ma come abbiamo detto, secondo la visione di McNeil, dovrebbe essere in realtà un'armonia tra le varie componenti dell'apparato stomatognatico e l'apertura e chiusura, e quindi le funzioni del cavo orale dovrebbero avvenire in una condizione di comfort. E questo per fare la sintesi di quello che è il quadro. E quindi vedete qui riportati quelli che vi stavo dicendo, gli angoli funzionali masticatori di Planas, che devono essere simmetrici. Ora, Planas aveva, stabilito tutta una serie di parametri per considerare fisiologica un'occlusione. Non è questa, la sede per parlare e approfondire questa cosa. Dovete ricordarvi che anche la visione di Planas si rientra in una valutazione della occlusione fisiologica. Ma l'apparato stomatognatico si inserisce però contiene tutta una serie di funzioni, tra cui la funzione della deglutizione, la respirazione, è inserito nel sistema cranio-sacrale, è inserito nella postura cranio-cervicale, che a loro volta possono influenzare il buon funzionamento della masticazione, quindi un rapporto biunivoco, nel senso del cavo orale che influenza il quadro posturale, ma anche la postura può influenzare il quadro masticatorio, il quadro stomatognatico. Veniamo quindi, ecco, vedete qui le leggi di Planas con gli angoli funzionali di Planas che riporto per vostra, conoscenza. Un attimo di breve revisione della letteratura a proposito della correlazione tra malocclusione e postura, perché se parliamo di occlusione, parliamo quindi di occlusione fisiologica, quello che può influenzare la postura non è tanto l'occlusione quanto la cattiva occlusione, cioè quella che viene chiamata malocclusione. L'occlusione ha ripercussioni sulla stabilizzazione visiva e propriocettiva, lavoro di Gengloff,
sempre stato un grosso sostenitore dei rapporti tra le funzioni trigeminali e la postura, la correlazione tra la postura avanzata della testa e la variazione dei contatti occlusali. Questa è un'accezione, una percezione piuttosto frequente nella pratica odontoiatrica quotidiana. I soggetti con affollamento maggiore di 2 mm del settore anteriore hanno un angolo cranio-cervicale di 3-5 gradi maggiore rispetto ai soggetti senza affollamento. E poi ci sono le posizioni di seconda e terza classe che hanno e correlano con le posizioni avanzate o arretrate della testa sul collo e del collo sul tronco, secondo quella che è la visione più classica dell'uomo. E delle classi di Angle rispetto alla posizione posturale prevista dallo studio ormai famoso di Bricot. La seconda classe di Angle è associata spesso a iperlordosi del rachide cervicale, il lavoro bellissimo di Lentini e di Aguirre, e l'occlusione postura c'è cioè correlazione, la relazione esiste, ma limitatamente alla postura cranio-cervicale. Direi non è poco. Se consideriamo che la posizione dell'arachide cervicale diventa di fatto il regista della postura generale del corpo, è chiaro che una variazione della posizione spaziale del rapporto cranio-cervicale è necessariamente e incondizionatamente il riferimento della postura generale del soggetto. La distribuzione del carico plantare è influenzata dal cross bite monolaterale con o senza latero deviazione. Questa è la Michelotti. Se la distribuzione del carico plantare è una chiave di lettura della postura del corpo, potrei dire anche no, per cui la distribuzione del carico plantare ha senso in una sequenza di studio posturale, ma non ha senso in una valutazione, riduttiva del quadro posturale del soggetto. Cosa voglio dire? Che se un soggetto ha una patologia posturale o un quadro posturale alterato, non è necessariamente, diagnostico, completamente diagnostico il quadro del suo appoggio plantare. Appoggio plantare si inserisce in un insieme di diagnosi di quello che è il quadro posturale dei soggetti. Ci sono alterazioni di atteggiamenti posturali nei portatori di apparecchi ortopedici, lasciamo stare questo, e ancora questo. Disordini temporomandibolari. Diciamo che questa è la classificazione di disordine temporomandibolare, che ovviamente vi risparmio, non fa parte di questa trattativa. Diciamo che i disordini temporomandibolari coinvolgono un quadro muscolare, articolare e, secondo alcuni, anche dentale. I disordini occlusali sono strettamente correlati ai disturbi dell'ATM. Ecco, anche qui non c'è una grossa, come abbiamo visto prima, in letteratura, accordo tra quello che è un quadro dell'articolazione temporomandibolare e, diciamo, il quadro posturale del soggetto e il quadro occlusale. Diciamo che è più corretto parlare di disordine che di rapporto biunivoco. Voglio dire, se c'è un precontatto, non necessariamente ci deve essere un click articolare o non necessariamente ci deve essere un dolore all'anca. Diciamo che a seconda dell'equilibrio già presente nel soggetto, anche un piccolo fastidio occlusale può danneggiare l'articolazione e può ovviamente inserirsi su un quadro posturale. Quindi va sempre fatto una valutazione del complesso. E fisiologicamente non dovrebbero esserci connessioni tra l'articolazione temporomandibolare e la postura, ma nei disordini tempo-spesso si vedono associati disordini temporomandibolari e posturali.
La più recente letteratura in posturologia, osteopatia e kinesiologia applicata mette in relazione le alterazioni posturali presenti in pazienti affetti a disfunzione dell'ATM con disfunzione posturale stessa. Diciamo che in un soggetto che ha una serie di alterazioni possono, diciamo, convivere più patologie probabilmente legate ad un'alterazione generale del sistema, più che essere il rapporto ogni singolo organo con quello successivo. Mi spiego meglio. Se abbiamo un torcicollo congenito, è probabile che il soggetto abbia un morso crociato, un disturbo dell'articolazione e una scoliosi. Ma non è che necessariamente è associata il disordine temporomandibolare sull'articolazione con la scoliosi. È il sistema adattativo generale che ha risposto nel migliore modo possibile ad una alterazione anatomica tipo il torcicollo congenito. Per cui c'è un quadro generale a monte che si manifesta con questi quadri che sono connessi tra di loro e correlati, ma non necessariamente un rapporto di causa ed effetto. E così anche Busquet, nella sua analisi delle catene muscolari, ha evidenziato come la mandibola presente unità funzionale periferica del distretto cranio-cervicale si inserisca in un complesso muscolare, il cui equilibrio è strettamente legato alla posizione della mandibola stessa. Quindi diciamo che una anoxa che altera un equilibrio di una catena muscolare può manifestare a distanza il quadro della alterata catena, e l'alterata catena può manifestarsi in uno, due, tre o nessun distretto. Questa è una visione, diciamo, più globale del problema. E così alcune di letteratura, per esempio, è stato anche evidenziato come l'ATM possa influenzare la stabilità posturale dell'individuo, diciamo, facendo relazione alla posizione spaziale della mandibola, quindi alla sua occlusione centrica, alla centrica mandibolare, alla rest position, alla miocentrica, che sono in grado di variare la postura del corpo. Questo è un lavoro fatto da professor Pietro Bracco di Torino, che effettivamente ha messo un po' a fuoco questo problema, ma rimane comunque la visione generale che un'alterazione del quadro funzionale generale del soggetto, nato per una noxa qualunque, si può manifestare con patologie diverse e variegate. Ed ecco perché qualche volta si trova un rapporto di causa ed effetto e qualche volta qualche autore non lo trova. E veniamo ora a un quadro che avevamo detto prima, che l'apparato si inserisce in altri sistemi o comunque contiene in sé alcuni sistemi come il sistema deglutitorio o il sistema respiratorio. Appartiene al sistema craniosacrale e ovviamente la postura craniocervicale è in grado poi di variare la postura generale del corpo. Per cui affrontiamo quello che è il sistema deglutitorio, quindi sostanzialmente la disfunzione linguale, ma potremmo dire anche l'alterazione dell'occlusione nella fase dei sigilli della deglutizione, o potremmo dire anche un labbro corto superiore, sempre presente come anomalia della deglutizione nella fase 1, la fase dei sigilli. Quindi la lingua può essere considerata di fatto come un prolungamento cefalico della colonna cervicale, ha origine infatti da quattro sommiti sottoccipitali. Con lo sviluppo degli archi branchiali, del mascellare e della mandibola, questi sommiti migrano anteriormente, danno origine alla lingua.
L'embriologia pertanto ci spiega le connessioni, per esempio, tra il nervo ipoglosso e il plesso cervicale e la loro sinergia funzionale. Durante un processo di deglutizione, come abbiamo intravisto prima, dobbiamo avere la fissità dell'ossoioide, perché essendo fisso l'ossoioide, diciamo, i muscoli deglutitori si possono attivare, quindi c'è una stabilizzazione del rachide cervicale e una stabilizzazione dell'ossoioide e ovviamente quindi possono ben funzionare i muscoli che aprono l'istemo della faringe, che appunto sono attaccati all'ossoioide. Se in quel momento l'ossoioide è immobile, questo si innalzerebbe e impedirebbe la deglutizione. E quindi durante la deglutizione si deve avere una fissità dell'ossoioide e usualmente la deglutizione avviene senza attivazione della muscolatura cervicale. La presenza di un'attivazione della muscolatura cervicale, quindi mi riferisco allo sternocleidomastoideo, mi riferisco a tutte le strutture di connessione, ovviamente la presenza di una contrazione di queste durante la fase deglutitoria fa di fatto porre la diagnosi di anomalia della deglutizione. Quindi il sistema viene ad essere attivato per compensare questa anomalia. E quindi possiamo constatare che quando la deglutizione non è corretta, il coinvolgimento della muscolatura del collo è proporzionale al grado di disfunzione, il che dovrebbe incrementare la lordosi cervicale. Questo si realizza solo in un primo momento con l'estensione di C0, C1 e C2. Avviene l'inclinazione del piano di Francoforte. Da dietro in avanti e dal basso verso l'alto, e la conseguente perdita di orizzontalità dello sguardo. Nell'intento di recuperare la posizione orizzontale si attuano compensi automatici che fanno perno su C3 e C4, con conseguente riduzione della lordosi cervicale ed eccessivo lavoro della muscolatura assiale. Questi sono tutti possibili fattori predisponenti a una patologia cervicale e predisponenti a una cervicalgia e una cefalea muscolotensiva posteriore. Ecco perché quando in un test di modificazione attiva noi andiamo ad annullare la presenza delle anomalie, la deglutizione attraverso il test con un anestetico locale, vediamo immediatamente recuperarsi la mobilità del rachide cervicale, se ovviamente non sono presenti già alterazioni scheletriche irreversibili tipo ernie cervicali. Ma in ogni caso questo migliora. È in virtù di questa valutazione che stiamo facendo ora che trova ragione il test di modificazione attiva con l'anestetico locale per anestetizzare i muscoli della deglutizione con l'anestetico locale spray, che ovviamente viene praticato anche nel reparto di riabilitazione orale complessa dell'Università Apollonia ed è uno dei test utilizzati per la valutazione del coinvolgimento della deglutizione. È chiaro che se c'è una disfunzione del plesso cervicale, questo si può ritrasmettere sul nervo frenico. Perché? Guardate con me questa diapositiva che è piuttosto interessante. Vedete qui il nervo ipoglosso. Il nervo ipoglosso praticamente ha un'attività sensitiva e motoria, come riporta il test 2, e quindi è coinvolto nella fase automatica della deglutizione, la quale è figlia della parte volontaria della deglutizione. L'ansa discendente dell'ipoglosso prende rapporti con C2, C3 e da C2, C3, soprattutto da C3, nasce il nervo
frenico. Ovviamente il nervo frenico è un nervo che diciamo condiziona la respirazione diaframmatica. Per cui potremmo anche dire, concludendo sbrigativamente, che chi deglutisce male respira pure peggio, perché ha un scarso controllo dell'attività respiratoria attraverso le connessioni tra ipoglosso e nervo frenico. Ovviamente la posizione del diaframma ha influenza l'assetto delle vertebre toraciche, ma anche di quelle lombari e la posizione dello psoas, quindi creando delle iperlordosi e delle rotazioni del bacino. Vedete quindi che l'apparato stomatognatico cacciato dalla porta rientra prepotentemente dalla finestra attraverso le sue indubbie connessioni gnato-posturali. Connessioni nervose. E qui è un esempio di occlusione condizionata da deglutizione non fisiologica che ha nel tempo condizionato da una parte il corretto sviluppo della premaxilla e dall'altra ha favorito la rettinizzazione del rachide cervicale. E a fianco vedete uno degli apparecchi usati, ma ovviamente qui parliamo meglio di riabilitazione che di apparecchi riabilitativi, che è il riposturatore notturno, apparecchio elevatore notturno di Bonnet, che è un dispositivo funzionale per la riposturazione linguale e soprattutto di aiuto al terapista, durante la fase notturna, favorendo appunto una posizione elevata della lingua, come dovrebbe essere fisiologicamente. Possiamo così schematicamente dividere le cause di alterata fisiologia della deglutizione, che sono in molti casi anche le aree di intervento riabilitativo, e sono tutte quelle cause che, alterando la deglutizione, contemporaneamente alterano la postura cervicale, che sono la prevalenza di catene muscolari di flessione o di estensione del tronco, anche per attività atletica intensa. Quindi non solo sono acquisite o congenite, ma possono essere anche acquisite, per esempio, da un smodato utilizzo in palestra degli addominali, quindi incrementando, diciamo, la prevalenza delle catene muscolari di flessione. Le lesioni ovviamente neurologiche, le lesioni traumatiche tipo colpi di frusta e traumi diretti sull'occipite, il sacco, la colonna vertebrale, le scoliosi, aumento o riduzione incongrua della dimensione verticale per presenza di bite o per correzione ortodontica per malocclusione. Noi sappiamo che quando mettiamo in bocca una placca, quindi un riabilitatore mobile, rimovibile, ce ne sono di blasonate, ce ne sono di funzionali, quindi dalla placca di Michigan, la placca di Farah, la Upjohn, eccetera. Insomma, mettiamo lo spessore in bocca. Il paziente, in prima seduta di controllo, riferisce che ha aumentato il serramento. In realtà non è che il soggetto ha aumentato il serramento, forse anche sì. In realtà si è accorto che noi abbiamo sottratto al paziente il freeway space, cioè lo spazio libero tra le arcate. Quello diventa di dominio dell'ognatologo e il soggetto, nel tentativo di recuperare questa cosa, cerca di schiacciare i bite per riportare alla norma la sua dimensione verticale. Ecco perché in una fase di funzionamento di una placca è buona norma creare un avanzamento della mandibola per non incrementare molto la dimensione verticale e anche per correggere l'arretramento della mandibola che avviene ogni volta che noi mettiamo uno spessore del cavo. Quindi, di fronte al confezionamento di una placca, deve essere anche non solo messo uno spessore, ma anche avanzata la mandibola, onde recuperare il più possibile o comunque non creare un eccessivo incremento della dimensione verticale.
Queste sono le cause che alterano la postura cervicale, perché praticamente proiettano il soggetto con il capo di nicchia. Poi ci sono le cause che alterano la competenza labiale, e ci sono per esempio tutti i respiratori orali, per ossessione via meccanica, allergica, traumi, per abitudini viziate, per allattamento artificiale nel labio palato schisi, per aumento o riduzione incongrua di dimensione verticale, perché la competenza labiale, diciamo, può essere alterata nel senso dell'iper o della non competenza, dell'aumento della competenza, rispettivamente per aumento della dimensione verticale o per eccessiva riduzione, come si ha negli short face, riduzione della dimensione verticale. Ci sono poi problemi propri della lingua. Mettiamo qui ci dà noia. Problemi propri della lingua che possono essere appunto anatomici, tipo il piano linguale, generici e neurologici, poi la presenza delle deglutizioni scorrette. E veniamo ora a quello che è il quadro della respirazione, alta funzione dell'apparato stomatognatico. Ovviamente, come tutti noi sappiamo, quando si nasce, cominciamo a respirare, quindi la respirazione è la prima funzione e quando si muore è l'ultima funzione, quindi è la prima funzione a comparire e l'ultima a scomparire. E questa appartiene di fatto al complesso cranio-maxillofacciale ed ha dei legami molto stretti con l'insieme della gabbia toracica, quindi con la catena viscerale anteriore e vertebrale posteriore. Tutte queste strutture hanno comunque un'origine membranosa e quindi esiste una concatenazione e uno sviluppo armonico e patologico. Poi c'è, quindi la mandibola in questo ha un ruolo fondamentale nella respirazione. L'osso ioide, che è diciamo anch'esso coinvolto nella fase respiratoria, nel sostenere la catena viscerale per il mantenimento della perdita delle vie aeree e quindi impedire che queste abbiano un collabamento, ha bisogno ovviamente di ancoraggio. L'ancoraggio anteriore, che ovviamente è rappresentato dal muscolo miloioideo, e dal vento anteriore del digastrio, che si inseriscono sulla linea miloioidea della mandibola. E poi l'ancoraggio posteriore, che è il ventre posteriore del digastrico, sempre lui, e dello stilo ioideo, che si inseriscono sull'occipite e temporale. Quindi la sospensione dell'osso ioide sostiene la catena viscerale e quindi mantiene perde le vie aeree e ne impedisce il collabamento. La mandibola, come si è visto, ha un ruolo fondamentale nella respirazione. Se pensiamo che le fratture parasinfisarie della mandibola sono estremamente pericolose perché la trazione indietro del pezzo anatomico fa collabire le vie respiratorie e il soggetto va incontro a soffocamento. Quindi la frattura più pericolosa del complesso maxillofacciale è la frattura parasinfisaria, che quella mette a rischio la vita immediata del paziente con il collabamento delle vie respiratorie, proprio in virtù del suo ancoraggio con l'osso ioide. Il complesso cranio-maxillofacciale, quindi, ha stretti legami con l'insieme della gabbia toracica, quindi con la catena viscerale anteriore e con la catena vertebrale posteriore, come abbiamo visto. Da comune origine membranosa, vi ho detto, e quindi esiste una concatenazione, uno sviluppo armonico e patologico. Qui vedete chiaramente riportati gli ancoraggi anteriore e posteriore del digastrico, eccolo qua, del digastrico, per il mantenimento della posizione dell'osso ioide e favorire e mantenere quindi la respirazione. Quindi vedete che il complesso ioide-lingua risulta estremamente e fortemente connesso
in termini di catena muscolare, ma anche in termini nervosi, come abbiamo visto prima attraverso l'ipoglosso e il frenico, al fenomeno, e quindi all'attività, ecco, all'attività respiratoria. Andiamo avanti. E i legami, diciamo, toracici, i legami stretti della gabbia toracica e la base cranica sono apprezzabili in patologie malformative come la disostosi cleidocranica nel torcicollo congenito. Qui vedete la disostosi cleidocranica, quindi l'alterazione della clavicola. Vedete questo soggetto, sembra una bambola di pezza, i due omeri riescono a essere toccati tra di loro. Ho avuto qualche caso di qualche paziente, sia giovane che anziano, con la disostosi cleidocranica. E questo invece è un esempio di torcicollo congenito con le conseguenti alterazioni. E quindi nel torcicollo congenito, per retrazione dello sternocleidomastoideo da una parte, si riduce la distanza tra sterno e mastoide, deriva l'inclinazione della testa dal lato affetto e ruotata dal lato opposto. La scoliosi cervicale convessa dal lato opposto a quell'affetto, mastoide del lato affetto, franata verso il basso e conseguente frontalizzazione della piramide petrosa, quindi allargamento monolaterale della base del cranio. Ecco qua. E vedete qui questo quadro. Affrontiamo ora un altro piccolo problema, sempre legato alla zona, diciamo, di connessione tra nervo e splacco nucleo, che è la sincronosi sfenobasilare. Sincronosi sfenobasilare è praticamente, lo potremo vedere anche dopo insieme al sistema craniosacrale. Comunque è una parte di connessione tra la parte posteriore dello sfenoide e l'osso occipitale. Questa sincronosi è un punto estremamente nodale ed è quella, diciamo, responsabile dell'espansione del cranio durante la fase respiratoria. Andiamo avanti. Diciamo che abbiamo oltretutto anche un quadro. Diciamo un quadro di sviluppo della premaxilla. Il quadro di sviluppo della premaxilla lo possiamo avere, diciamo, per sviluppo degli incisivi superiori. Che cosa succede? Gli abbozzi degli incisivi superiori, quelli definitivi, prendono parte allo sviluppo della premaxilla e dello spazio che chiude la parte bassa delle fosse nasali, quindi concorrono a sviluppare la premaxilla in alto e ovviamente a favorire l'allargamento delle fosse nasali. E quindi formano la sutura della premaxilla con il mascellare, sutura incisivo canina, e delimitano la parte anteriore dell'arcata mascellare. Gli equilibri di queste forze determinano la formazione della premaxilla, che determinano la formazione della premaxilla, determinano quando e rompono gli incisivi, cioè la premaxilla intorno ai 6-7 anni con l'eruzione degli incisivi superiori praticamente arresta il suo sviluppo. Avviene quindi la chiusura della sutura, la quale nel giro di qualche anno, ci mette praticamente un 6-7 anni, diciamo, poi chiuderà completamente la sutura. Ed è per questo che con la chiusura della premaxilla è impossibile applicare il disgiuntore palatino. Quindi, disgiuntore palatino, diciamo che la sutura si chiude intorno ai 6-7 anni, smette di crescere, e si chiude nei successivi 6-10 anni. Quindi, intorno ai 12, tra i 12, diciamo, e 17, 18 anni, la premaxilla è completamente chiusa e quindi non si può
più espandere. Quindi anche eventuali trattamenti, diciamo, ortodontici di espansione del palato, questo è il motivo per cui non sono più applicabili. Volevo tornare un attimo su un'altra struttura, sul muscolo genioglosso, sempre riguardante genioglosso, ovviamente è un muscolo che, vediamo qua se ce l'abbiamo qua, ecco, gioca un ruolo importante nella ventilazione. Coinvolgendo i condili mandibolari. La sua inserzione è una inserzione ovviamente parasinfisaria e subisce tutte le variazioni del ciclo respiratorio. Il suo tono aumenta durante l'ispirazione e la sua attività si trasmette attraverso la linea fondamentale meccanicamente dalla sinfisi e quindi vedete che il tono e diciamo la posizione del genio glosso ovviamente è in grado di favorire, diciamo, la ventilazione attraverso fessurazioni sull'osso ioide, che vedete qui, ioide bone, vedete qui in basso. Ecco, questo bisogna anche ricordarselo perché ogni volta che noi facciamo una riabilitazione del cavo orale, di fatto andiamo a lavorare sostanzialmente sui muscoli estrinseci della intrinseci della lingua e tra i muscoli estrinseci su cui lavoriamo, parte lo stilo glosso, il palato glosso, eccetera, fondamentale è la riabilitazione che noi facciamo del muscolo genioglosso. La sua riabilitazione di fatto favorisce anche un ripristino della corretta ventilazione. E questo è il motivo per cui facendo una riabilitazione della decubitazione si riesce a fare anche una riabilitazione della respirazione. Quindi avete già visto le connessioni. Ed ecco che se si dovesse parlare di riabilitazione, bisogna già leggere questa riabilitazione in termini funzionali molto più ampi di quelli che ovviamente riduttivamente pensiamo di fare. È chiaro che l'applicazione di una semplice placca per correggere un'occlusione o diciamo incrementare o cambiare la posizione spaziale della mandibola può essere sufficiente, ma anche no, se coesistono delle alterazioni funzionali che necessitano di un trattamento a parte. Quindi la riabilitazione deve avere più frecce nel suo arco, deve avere più punti per essere attaccata. Veniamo a un altro quadro molto importante e sacro a quello che può essere, ecco, questa è ancora, diciamo, l'alterazione della crescita mandibolare in rapporto al quadro, diciamo, mandibolare, e lo si vede benissimo, ad esempio, nella sindrome di Kieron-Gray, dove anche in quelli molto più semplici, dove non c'è una schisi palatale, si hanno comunque grosse alterazioni della crescita mandibolare. Se dovessi a questo punto di un piccolo inciso, il tempo purtroppo è tiranno, ma ve lo faccio brevissimo. Noi tutti nasciamo con la mandibola molto più piccola di quella che poi abbiamo, diciamo, successivamente, ed è la fase dell'allattamento materno, quindi con l'avanzamento della mandibola per prendere il capezzolo della mammella materna, ovviamente proietta avanti la mandibola, creando un importante sviluppo di crescita sulla mandibola stessa attraverso, diciamo, le cartilagini di accrescimento ancora presenti alla nascita. Diciamo che sono questi i quadri che, diciamo, ci dobbiamo ricordare quando facciamo delle connessioni tra la respirazione e ovviamente la deglutizione e il quadro mandibolare e quindi conseguentemente il quadro dell'articolazione mandibolare. Il sistema craniosacrale, allora, lo sviluppo scheletrico dell'organo della masticazione si realizza a partire dal movimento di flessione della base cranica, accompagna lo sviluppo delle vescicole encefaliche che si trova il suo tramite scheletrico in una sincondrosi sfenobasilare, questa che voi vedete qui scritta come SSB. Eccola qua.
asincronosi del fenomeno. Questo è lo sfenoide, questo è l'occipite, qui siamo sulla base del cranio, ovviamente questa è la asincronosi dove c'è, appunto, dove viene saldata. La vedete meglio in questo spaccato visto dall'alto. Le variazioni dell'architettura cranica che avvengono in funzione dei gradi di flessione della sincondrosi sfeno-basilare si possono appunto riassumere nella chiusura dell'angolo sfenoidale che è risultante dell'attività di flessione della stessa sincondrosi, l'orientamento della cerniera occipito atlanto il distrofeo e quindi il palato secondario che segue il grado di flessione della sincondrosi sfenobasilare, la realizzazione del cosiddetto equilibrio cranio-palatino. E quindi l'allineamento del piano bispinale, dalla spina nasale anteriore e posteriore, dell'arco anteriore dell'atlante, la sommità dell'odontoide e la parte inferiore della squama occipitale. Vedete che questa deve mantenere comunque un orientamento costante per una corretta, diciamo, salute, diciamo, dello sviluppo. E quindi vedete riportato quello che vi stavo dicendo, e la realizzazione del cosiddetto equilibrio cranio-palatino, allineamento del piano bispinale, dell'arco anteriore dell'atlante, la sommità dell'odontoide, la parte inferiore della squama occipitale. Al termine dello sviluppo, ad un angolo sfenoidale rimasto aperto, angolo sfenoidale, corrisponde a una posizione alta dell'occipite, con allungamento del campo cranio-facciale, accorciamento del campo cranio-rachidee. Siamo in architettura di morfologia cranica nel senso, lo vediamo dopo con l'esempio, ve lo posso far vedere subito. Eccola qua. Questo è il quadro di estensione, vedete, che vedete qui riportato in basso, qui c'è questa cosa dello schermo che dà un po' fastidio. Ed eccola qua, vedete, questo è il quadro del cranio in estensione. Ad un angolo sfenoidale che invece rimane chiuso e quindi non si sviluppa in maniera congrua, corrisponde a una posizione alta dell'occipite, cranio facciale corto e cranio rachideo lungo. Siamo in architettura della morfologia cranica cosiddetta in flessione. Ed eccola qua, quella che vedete in alto. Questo è un quadro cosiddetto in flessione, questo è un quadro detto in estensione. Questi sono concetti di osteopatia, ma che aiutano ovviamente a far capire. Durante le modificazioni tridimensionali dello scheletro craniofacciale, il lungo fenomeno evolutivo della flessione della base cranica si integra la mobilità intrinseca delle ossa craniche. Tale integrazione è mediata dalle membrane in tensione reciproca, che creano un equilibrio tensivo variabile durante la crescita. Che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che quando noi parliamo in termini riabilitativi, spesso parliamo in termini riabilitativi muscolari o di funzione neuromuscolare. In realtà dovremmo parlare in termini di riabilitativi di funzione neuromuscolo-fasciale, perché le fasce che suddividono il nostro corpo condizionano anche la posizione dello stesso. Quindi, un lavoro, ecco il senso e il valore dell'osteopatia di lavorare sulle fasce, perché un allungamento muscolare non può esistere se non c'è un contemporaneo allungamento della fascia. Questo è il valore, diciamo, dell'approccio osteopatico al problema. E quindi l'equilibrio maxillo-mandibolare si salta in tutto tra occipite e ATM, equilibrio cervico-occipite, temporomandibolare e frontale. Mascellare, equilibrio sterno etmoide fronte mascellare. Sappiamo che il fenomeno evolutivo di flessione della base cranica riflette l'imprinting genetico, ovvio, e che può essere alterato a disordine dello sviluppo congenito o acquisito. L'adattamento periferico, legato alle membrane, eccolo qua, risente anche delle influenze esterne posturali e traumatiche. Se noi abbiamo un trauma su una fascia, la fascia diventa inestensibile. È chiaro che non possiamo modificare lo sviluppo dell'architettura craniofacciale. È una riflessione, tra l'altro, sul muscolo retto inferiore, che ovviamente nella zona suboccipitale si inserisce tra la prima vertebra cervicale atlante e la base del cranio. Risulta a stretto contatto con la dura madre. Il muscolo piccolo retto posteriore è parte attiva della catena dei muscoli deputati alla postura del capo sul collo.
la sua contrazione funge da spina irritativa a livello endocranico, in grado di innescare cefalee, anche di tipo simile all'emicrania, e problemi di equilibrio. 80% dei pazienti con disfunzione del sistema cranio-mandibolo-vertebrale presenta infatti problemi di equilibrio. Quindi potrebbe essere una vertigine di origine centrale, non una vertigine semplicemente, come la scuola miofunzionalista ci faceva pensare, a una vertigine di tipo periferico, cioè per i giochi pressori sulla cassa del timpano. Quindi ci sarebbe anche questa visione, diciamo, neurologica nelle visioni delle vertigini nei sensi generali di sbandamento. Affrontiamo ora il problema, diciamo, della postura, che è l'altro ultimo cardine di connessione con questi quadri che finora abbiamo visto. Diciamo che negli anni si è sempre cercato di costruire, di pensare, che la postura fosse come una struttura di mattoni, si diceva, cioè con un mattone sopra l'altro in equilibrio tra di loro, quindi dovevano avere una certa base di appoggio, una certa altezza, un rapporto tra base e altezza. Oppure, secondo altri, aveva una struttura a volta, per cui poteva sostenere, come avviene per l'arco plantare, diciamo, una struttura a volta con punti di appoggio che sostiene l'intero carico. Oppure una struttura a travi e colonne, oppure una tensostruttura, oppure una struttura di tipo geodesico, oppure strutture ubbidienti alla teoria tensegretiva. Integrità di tensione, che è quella che ultimamente va per la maggiore e che sembra un po' accogliere tutte le altre teorie posturali, diciamo che possiamo semplicemente comprendere con un modello estremamente semplice. Il modello tensegretivo a livello macroscopico è, per esempio, l'arto superiore, che non ha funzioni di supporto del peso, può corrispondere ai principi di compressione. Quindi lui, diciamo, è appeso al tronco, no? Il suo sistema di sostegno è dato da forze di tensione. Quindi le tensioni si vengono a avere entro la capsula articolare, quindi dalla viscoelasticità dei tessuti, dal tono dei muscoli antigravitazionali. Il sistema è sostenuto dalla muscolatura che avvolge la colonna vertebrale, il torace e l'estremità superiore, trasformandolo in un sistema di sostegno di tensione. Quindi l'arto inferiore, quando essendo appeso, è sempre in tensione, no? Cioè, quindi risponde a questa tensione con un tono, diciamo, dei muscoli che trattengono, e quindi in maniera antigravitazionale. Questo esempio così estremamente semplice e comprensibile ce lo possiamo mettere sulla mandibola. La mandibola, in un certo senso, è effettivamente, diciamo, la risposta a questo tipo. Si può fare la stessa considerazione, cioè è così come, per esempio, riportato nel libro di Gurban, dell'antropologo nella meccanica vivente, che analizzando il cranio degli animali, di uomini preistorici e uomini moderni, elaborando i tracciati cefalometri, lui definiti di trazione e sospensione di appoggio. Per cui la mandibola, come noi tutti sappiamo, sta appesa al cranio. Ma se la mandibola sta appesa al cranio, con uno spazio tra le arcate di 2 mm che si chiama freeway space, l'occlusione di fatto sembra non esistere. E quando è che esiste l'occlusione? L'occlusione esiste quelle 1500 volte durante la deglutizione cosiddetta a secco. Esiste nei serratori, ma esiste, e questo sarà la trattazione che vi porterò al prossimo anno, una cosa a cui sto lavorando ora. Diciamo, attraverso un sistema di sospensione della mandibola. Quindi la mandibola, come stavo dicendo, sta appesa al cranio, ma utilizziamo il nostro occlusione anche per la preattivazione del motoneurone. Non vi faccio l'anticipazione di quello che sarà il lavoro che vi voglio portare il prossimo anno e al quale sto lavorando, cioè che quelli che sono
i rapporti, le funzioni neuromuscolari del caporale e ovviamente il suo rapporto neuromuscolare con la postura. Quindi questa cosina però dà un po' fastidio qua. Spostiamo un attimo, quasi finito. Secondo noi la mandibola gioca in questa prospettiva un doppio gioco, è testimone di un certo grado di contrazione craniofacciale di origine neuronale, si comporta da conformatore cranico, nel senso che la forma del cranio si adatta alla funzione mandibolare, la quale a sua volta è dipendente dalla masticazione. Per cui questo riporterebbe, diciamo, tutto il trattamento riabilitativo a quelli che sono gli angoli funzionali di Planas, affondano le proprie origini, diciamo, culturali proprio in questa valutazione della capacità conformativa della mandibola e quindi del quadro di masticazione. E pur essendo presente pochi atti, tutto sommato, nella nostra vita, è in grado di condizionare con sistema anticipatorio quello che è il quadro spaziale e posturale del soggetto. Ancora, sembra ci sia una forte relazione tra la coronoide, il conde e la base del cranio. Comunque l'intera mandibola è regolata da una controrotazione. Cioè, cosa succede? Mentre cioè la mandibola viene portata in alto dal temporale, quindi ovviamente va in controrotazione, cioè va in rotazione posteriore. E quindi entro la catena cinetica della testa e del collo, per prima la postura della testa sembra avere delle conseguenze. Il muscolo temporale con la sua inserzione nel processo coronoide svolge anche un altro compito, cioè mantiene appesa la mandibola in posizione di riposo con l'orientamento che la mandibola deve avere, cioè con la sua centrica. Nella pratica gnatofunzionalista, l'analisi dell'occlusione in relazione alla postura corporea deve essere essenzialmente un'analisi morfofunzionale, sia nella componente statica macroscopica che in quella dinamica. L'apparato stomatognatico deve risultare libero da restrizioni che possano interferire con la funzione masticatoria, respiratoria e deglutitoria posturale. Schematicamente possiamo individuare dei gruppi funzionali miofasciali che hanno relazione con la bocca e l'ATM, le cosiddette catene miofasciali o catene muscolari o catene fisiologiche. Secondo gli autori, è essenziale inserire nella valutazione dell'occlusione anche una valutazione statica e dinamica delle catene miofasciali che hanno un'attinenza con l'apparato stomatico. Vedete che non parlo di catene muscolari, ma di catene miofasciali. Fate molta attenzione a questa differenza. Così vedete qui riportate le catene di Bousquet, ovviamente la catena anteromediana, detta anche catena linguale, la vedete riportata qui in basso, a destra e a sinistra. E queste sono sempre le catene crociate e le aperture e chiusure secondo Bousquet, quindi con i meccanismi crociati muscolari omolaterale e controlaterale. Concludendo, ognuna di queste ha una relazione anatomica e funzionale col sistema cranio-mandibolare, ognuna di queste catene, e può considerare la fisiologia della masticazione, deglutizione e respirazione e postura di riposo. Sulla base della nostra esperienza, disfunzioni mandibolari che possono dare interferenze a livello posturale sono quelle che determinano una masticazione o parafunzione monolaterale o masticazione incente. Per esempio, a partire dalla prevalenza di masse etere temporale e pterigoide interno, si creano delle aree di densità fasciale che interessano progressivamente le catene fasciali omolaterali di flessione e crociate, con conseguenti adattamenti posturali a livello cervicale del cingolo scapolo-omerale, che riflette la riduzione di dimensione verticale scontata a piano occlusale dal lato della masticazione prevalente, dove si sconta un angolo funzionale masticatorio di Planas meno ampio. Viceversa, le condizioni posturali che possono predisporre verso una disfunzione dell'ATM o una malocclusione sono quelle che favoriranno un lato di masticazione prevalente. Quindi una masticazione prevalente crea un problema, ma anche le condizioni posturali creano una masticazione prevalente. Se ai test la mandibola mantiene coerenti e in fisiologia i suoi movimenti di apertura e chiusura e lateralità con gli angoli funzionali masticatori di Planas, deglutizione, respirazione e competenza labiale, non avremmo ragione di considerare la mandibola e l'occlusione interferenti sulla postura e viceversa. Con questo ho terminato, avrei due casi da farvi vedere, vi faccio vedere una ragazzina che è stata
trattata solo da un punto di vista riabilitativo, aveva questo quadro occlusale prima, vedete, semplicemente trattando le fasce e trattando il riequilibrio posturale, ha avuto una riorganizzazione dell'apparato stomatognato. Così questo soggetto, che nel caso A e A con 1 aveva questa diciamo sovraioidei, sovrasternali e sottoioidei sovrasternali estremamente corti, quello che noi facciamo nella nostra valutazione nell'angolo cervico-pelvico-mandibolare, e diciamo dopo il trattamento con le fasce ha avuto ovviamente un raddrizzamento posturale, un miglioramento del quadro dell'apparato stomato-ognatico, guardate questo, del posizionamento a destra sul collo e un allungamento del piano muscolo-fasciale. Con questo io ho terminato e vi auguro saluti.